E bella a tutte voi ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video blog. Allora, è una settimana che non ci vediamo, che non carico video perché, come vi ho detto, è l'ultima live di venerdì, non della settimana scorsa ma di quella prima, che questa settimana sarei partito per Tenerife e che quindi avrei appunto fatto qualche video, qualche registrazione da poter caricare. E quindi diciamo che appunto è quello che ho fatto. Però speravo di farne abbastanza per fare due video, appunto questo video vlog e poi un video generale in cui vi mostravo tutto con la base sotto, quindi mostravo le varie cose che avevo visto. Solamente questo purtroppo non si può fare perché diciamo non è che ho tutte queste clip, quindi alla fine faccio un video solo. E praticamente ora vi spiegherò brevemente tutto quello che ho fatto lì a Tenerife e quindi diciamo in questo modo potremmo, cioè così potete capire bene le varie registrazioni, le varie clip che ho registrato, che vi farò vedere dopo questo mini vlog. Allora, come prima cosa, diciamo, dovete sapere, alla fine le Tenerife non è che ci sono chissà quanti luoghi di interesse, diciamo, da visitare, diciamo, dal punto di vista storico, perché appunto l'isola, diciamo, è stata cominciata e sorta, diciamo, non da tantissimi anni, da tantissimi secoli, quindi sì, è sempre stata lì, però non è che hanno costruito chissà quanti monumenti storici nel passato, quindi era più che altro un'isola di per starci, per rilassarsi e basta. E quindi che prevalentemente quello che ho fatto, quindi sono stato spesso e volentieri al mare, quindi in quei casi non è che si poteva vedere chissà che cosa, però allo stesso tempo quel poco che sono riuscito a vedere ve lo mostro dopo, ora ve lo spiego. Allora, come prima cosa sono stato in diciamo in vari parchi e infatti ve ne mostro giusto due. E nella prima parte, diciamo che nel primo è semplicemente dove si un parco normale, quindi come uno qualunque visitate qui. E la cosa particolare che sono le piante che crescono in maniera differente, che infatti queste piante in alcune appunto dei rami escono delle radici che scendono nel terreno e quindi creano altre piante e così via, mentre altre sono proprio i rami che cadono nel terreno, quindi si allungano finché non si piegano, finché non vanno a finire sulla terra e quindi da lì cresce un'altra pianta. Mentre nel secondo parco e lì si vedrà una pianta, diciamo, si può dire che è tra le piante più vecchie del mondo, ovvero l'albero del drago, che non si sa bene quanti anni ha, però diciamo si è fatta una stima che abbia tra i 2500 e i 3000 anni. E diciamo la popolazione che c'era prima degli spagnoli aveva una leggenda che riguardante questo albero, che si diceva che sia stato così longevo perché questa era una pianta mistica, perché lì ai piedi di questa pianta era morto un drago e quindi il sangue di questo drago era andato a finire la vitalità e quindi dei poteri magici a questa pianta. E poi
sono andato a visitare sempre questa zona dove ho visto questo albero del drago. C'erano delle piscine naturali che in pratica il mare ha scavato negli scogli. Ecco, erano queste piscine dove le persone potevano farsi il bagno. Dico potevano perché ora purtroppo non si può più perché da questo inverno ad ora l'alte mare ha praticamente distrutto tutto in questa zona e quindi non è praticamente impossibile andarci. E infine ho visitato un parco, diciamo una zona, diciamo un giardino, e dove alla fine hanno fatto il museo delle banane, perché comunque Tenerife è un'isola dove appunto coltivano molte banane e quindi diciamo spiega un po' la storia di queste piante, di come funzionano e che quindi come diciamo ce le fanno vedere, cioè si vedono proprio le piante e quindi poi come in passato come sfruttavano le piante, di come diciamo, come raccoglievano i mezzi e tutto. In questo modo però diciamo che sì, era piccolino, però era molto interessante e diciamo questi sono i luoghi più, diciamo, più storici, più importanti che ho visitato. Per il resto è questo, diciamo, ve l'ho detto, sarò al mare, quindi non è che ho fatto tanto. E quindi ora vi passo al video, quindi al montaggio delle clip. Mi raccomando, comunque, intanto vi saluto e vi auguro buona visione della seconda parte del video. Se poi nel complesso il video vi è piaciuto, mi raccomando di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Ciao a tutti voi.